Bentrovati cari radioascoltatori, radioascoltatrici, questa è una nuova puntata di 5 minuti con la BCC in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Felsinia. Io sono Alessia Ricci e oggi abbiamo ai nostri microfoni Paolo Piacenti, responsabile delle filiali di Lizzano in Belvedere e Vidiciatico, appunto, di BCC Felsinia. Paolo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Di cosa parliamo oggi? Immagino, perché ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, però lo lascio dire a te. Di cosa volete parlare oggi? Esatto, parliamo appunto dell'evento che abbiamo presentato settimana scorsa, che si è svolto sabato scorso, sabato 27. E quindi direi che è il momento adatto per raccontare com'è andata. Mi sembra più che giusto. Ecco, sappiamo che è stato un evento molto partecipato. C'eravamo anche noi, quindi possiamo dirlo con certezza. Sì. È stato un evento bello, di grande soddisfazione vedere tante persone presenti. La BCC Felsinia ha celebrato i 50 anni dalla nascita di BCC Alto Reno, prima con una cerimonia presso la chiesa di Lizzano, a cui hanno preso parte i vertici, numerosi soci, dipendenti, principali istituzioni. E poi dopo la messa, che è stata anche guidata dal coro di Lizzano, Montepizzo, dal coro della chiesa San Mamante, ci siamo trasferiti all'albergo Miravalle, dove si è aperto un piccolo dibattito assieme agli imprenditori e ai rappresentanti delle istituzioni. In particolare, Paolo, puoi ricordarci brevemente, ecco, il contenuto dei principali interventi che sono stati fatti? Con piacere. Andrea Rizzoli, il nostro presidente, ha ricordato appunto come nell'anno in cui ricorrono i 120 anni di BCC Felsinia, la stessa abbiamo voluto ricordare e dare valore a tutte le radici, quindi anche all'ingresso di BCC Alto Reno, che si è dimostrato strategico perché ha consentito alla banca di ampliare il raggio d'azione ed siamo diventati di fatto il punto di riferimento anche per la comunità nostra dell'Alto Appennino bolognese e modenese, dove siamo presenti con 7 delle nostre 22 filiali. Poi ha parlato il direttore Alpi, che ha ricordato gli importanti numeri della banca in continua crescita, a dimostrazione del grande lavoro fatto. Ha ringraziato i dipendenti per l'impegno, per la preparazione che insomma mettono sul lavoro. Ed ancora poi la collega e responsabile di area Dina Fondaroli ha ricordato in un intervento molto sentito i colleghi scomparsi, coloro che sono andati in pensione. Persone che hanno contribuito in modo molto significativo alla crescita e allo sviluppo della Cassa Rurale Alto Reno, oggi BCC Felsinia. C'erano anche delle autorità, Paolo, ricordiamo chi è intervenuto in sostanza. Sì, è intervenuto il sindaco di Lizzano, Sergio Polmonari, che ha ricordato e salutato tutti gli intervenuti e poi ha ricordato come la nostra sia una banca conosciuta come la banca a chilometro zero. Perché? Per via del forte suo radicamento nei paesi, nei piccoli borghi, dove ha sostenuto lo sviluppo del tessuto economico, ma anche ha svolto un'importante funzione sociale presso le associazioni del territorio, ad esempio, favorendo così la crescita e il benessere delle nostre comunità. Non solo istituzioni locali, anche regionali. Sappiamo che era presente anche l'assessore, anzi il neo assessore regionale alla montagna, Igor Taruffi. Sei ben informata, anche l'assessore Taruffi ci ha onorato della presenza e ricordo che oltre alla montagna la delega alle politiche giovanili al UEFAR, quindi un compito molto impegnativo ed importante per il nostro assessore. Anche lui ci ha ringraziato per il lavoro fatto e ha presentato un pochino quelle che saranno le sue priorità del mandato. Bene, Paolo, direi che intanto abbiamo ricordato, hai ricordato tutti gli interventi, ma ce ne sono stati immagino anche altri. Vuoi ricordarne ancora un paio, non so, dici un po' com'è proseguita la serata? Ricordo quelli più importanti, almeno per me, quello della dottoressa Maddalena Filippi, che è figlia di Giorgio Filippi, che è stato uno dei fautori della nascita della nostra Cassa Rurale di Lizzano. Ha ricordato come fu coniato il motto come macigno che ha accompagnato l'Alto Reno per tutti questi anni, quindi tanti piccoli granelli di sabbia che insieme formano un macigno molto resistente, prendendo spunto dal macigno del corno alle scale. E poi il nostro vicepresidente Silvano Palmieri, da tutti conosciuto, che ha anche lui ricordato l'importanza della banca per le nostre aziende. E poi Marco Palmieri della P4, che ha ribadito l'impegno verso il comprensorio del corno alle scale, sempre più fulcro del territorio,
e poi dopo ho anche personalmente chiamato un imprenditore locale, l'amico Mario Caselli della Caselli Arredamenti di Lizzano, che ha fatto un commento più nostrano sulla banca, commento anche questo molto apprezzato. Beh, ci vuole anche quello, assolutamente. Insomma, tanti esatto. Interventi, tante belle considerazioni anche per il futuro. Sì, è proprio stato questo la cosa bella. Quindi parlare del passato con lo sguardo però incentrato sul futuro. La BCC è una banca sana che, ecco, dopo 120 anni si considera ancora in cammino, in doverosa attenzione verso questo territorio. Questa è la cosa importante. Paolo, allora grazie per averci raccontato questa bella giornata che sappiamo si è poi conclusa con un gran rinfresco e quindi conclusasi al meglio in compagnia, chiacchierando, parlando di territorio e, come hai detto ora, è di futuro, quindi ad altri 50 anni e poi di BCC Felsinea, che esatto, poi ovviamente esatto. 50 anni di BCC Alto Reno, però in tutto sono 120 anni di BCC Felsinea. Esatto, e sapevo che erano presenti delle spie che ti hanno raccontato, quindi sì, è vero, Giorgio era presente, l'ho salutato, grazie per avercelo mandato e grazie davvero e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Paolo, alla prossima, ciao. Grazie Alessia. Avete ascoltato 5 minuti con la BCC, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima. Da Alessia Ricci.